Buonasera. Volevo leggere una piccola lettera perché sono talmente emozionata. Non so cosa dire. Una storia di questo paese.
non potevano mancare anche i loro canti. Ci hanno donato insieme delle grandi emozioni e delle serate indimenticabili. Voglio ricordare anche un'altra associazione, l'AMMI, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, per la quale Fausto è venuto a far parte, per la malattia professionale che ha contratto e che purtroppo non gli ha dato scampo. Qui ha trovato un amico vero, con il quale ha raccontato e condiviso l'evoluzione della sua vita nel dolore che insorgeva. L'esigenza di ringraziamento all'associazione, che questa sera riceverà il premio Pro Loco, per il successo delle manifestazioni che hanno visto coinvolto la comunità intera, a tutti i suoi meravigliosi volontari, grazie per aver messo i valori della partecipazione e della solidarietà al centro dell'impegno di questo splendido anno, consentendo l'esaltazione dello spirito e l'esternazione di principi, quali lo stare insieme e condividere un obiettivo per il benessere della cittadinanza, di aver saputo parlare soprattutto ai giovani, di averli stimolati nella vita associativa e fare tutto con allegria e gioia, all'importanza del confronto e del dialogo, al rispetto dell'altro come persona, alla responsabilità dell'io e dell'inseparabile dal noi, alla socializzazione, al rifiuto della responsabilizzazione, entro una dimensione vasta del significato di comunità, nel quale il futuro sarà costruito con la consapevolezza, l'etica e l'attivismo. Questi messaggi forti e coinvolgenti i giovani hanno saputo recepire velocemente. Non per ultimo un ringraziamento all'amministrazione comunale, la quale ci ha permesso di organizzare questo bellissimo evento e di raccontare le emozioni ricevute in questa occasione. Il Consiglio Comunale ha fortemente sostenuto tutte le attività sociali, le quali rispondono con un naturale compimento di un percorso, dove tutti sono impegnati con grande partecipazione e entusiasmo. Non può mancare all'appello un sentito grazie al signor Sindaco Andrea Trevitali, capace di segnare positivamente le coscienze in questa fase storica, difficile e di turbamento, nella quale la partecipazione dell'amministrazione comunale rende attiva e ancora più credibile le idee, i messaggi e le esperienze. Semplicemente Andrea, con Fausto, ha percorso dei momenti di vera amicizia. A volte Fausto non risparmiava, criticando da una parte, ma dall'altra aveva subito pronto l'ironia, il sorriso e l'armonia. Insomma, non voglio dimenticare nessuno. Spero di aver trovato le parole giuste per esprimere il mio grazie, il mio riconoscimento di gratitudine, mescolato tra il mio ricordo personale ad una persona cara con le varie altre persone artefici di questa iniziativa. Ora permettetemi un pensiero rivolto lassù. Fausto, guarda, tutta questa gente